Abbiamo il piacere di avere oggi ospite la dottoressa Matilde Leonardi, direttore dell'unità di neurologia, salute pubblica, disabilità e del Commerce Research Center dell'Istituto Neurologico BESTA, nonché contributrice della collaboratrice dell'OMS da decenni, nonché autrice di un articolo molto importante che è stato molto discusso nella comunità scientifica e non solo, The Neurology Revolution, pubblicato da The Lancet Neurology. Benvenuta dottoressa Leonardi, innanzitutto. Grazie mille, buongiorno. Dottoressa, quali sono i punti chiave di questo articolo e perché è stato così importante e discusso dalla comunità scientifica? I punti chiave sono legati al fatto che proprio nel 2022 noi abbiamo avuto un riconoscimento globale di quello che è un passaggio di neurologia come disciplina e arte per pochi a neurologia come un tema globale di public health. Questo riconoscimento ufficiale è avvenuto a maggio all'Assemblea Mondiale della Sanità, momento in cui 197 governi hanno ratificato il Global Action Plan dell'OMS on Epilepsy and Other Neurological Disorders, cioè un piano che decide che la neurologia deve essere priorità per tutti i paesi perché le malattie neurologiche sono un problema di sanità pubblica. Cos'è un problema di sanità pubblica? Un problema che riguarda un ampio, diciamo, settore della popolazione, tutte le età, da bambini, adulti, anziani, che possa beneficiare di azioni di prevenzione, di promozione della salute, nonché di miglior diagnosi, miglior cura, e che sia in qualche modo trattabile, gestibile. L'impatto delle malattie neurologiche a livello mondiale è riconosciuto dal Global Burden of Disease, dal grande studio che fa l'Institute for Health Metrics assieme all'OMS e alla Banca Mondiale, in cui dice che la disabilità da malattie neurologiche è altissima e lo stroke, per esempio, è la principale causa di disabilità, oltre che di mortalità, e questo impatto delle malattie neurologiche, sebbene sia stato da tanti anni definito e detto come un elemento epidemiologico importante, non trova nelle politiche un'uguale attenzione che invece è quello che la Neurology Revolution vorrebbe, cioè vorrebbe invertire il trend per cui a fronte di dati importanti non ci sia un'attenzione altrettanto importante da parte dei governi ai malati neurologici, alla cura delle malattie neurologiche, alla ricerca contro le malattie neurologiche. Quindi la Neurology Revolution parte da lì. Lancet Neurology ha accettato questo nostro commento, in cui i primatori siamo io e il collega Mayowa Owalabi, che è il direttore della clinica neurologica all'Università di Nigeria di Ibadan. Insieme abbiamo convogliato l'attenzione di associazioni di pazienti, di grandi presidenti di associazioni tipo l'European Academy of Neurology e altre associazioni sia di pazienti che scientifiche, cercando di arrivare a dire: ma dato questa informazione così importante, che cosa dobbiamo fare per portare le nostre malattie davanti? Su questo l'OMS ci ha dato una guida con il Global Action Plan, ci ha dato delle azioni, ci ha dato degli indicatori e ci ha dato dei tempi. Noi abbiamo 10 anni a partire da quest'anno per poter effettuare la Neurology Revolution. Siamo all'anno zero, forse all'anno uno. E in questi 10 anni ogni nazione ha una responsabilità, ogni società neurologica scientifica ha una responsabilità. In Italia ci siamo forse attivati, il 22 settembre è stata la giornata nazionale della neurologia e quindi c'è stata un'attenzione alla neurologia. Credo che la vera attenzione si veda quando i governi decidono di investire, quando viene coinvolto il MEF, come in qualunque altro tipo di grande azione, cioè l'azione la vedi quando hai un'attenzione non solo organizzativa, non solo di impegno personale o di impegno gestionale, ma proprio anche un commitment, un impegno da parte di quello che può essere il governo nella gestione. Per adesso si è andato sempre per grandi malattie, cioè l'Alzheimer, piuttosto che il Parkinson, piuttosto che l'epilessia, piuttosto che le cefalee. L'idea di una Neurology Revolution è che tutto il campo della neurologia abbia bisogno di un'azione concertata di tutti gli stakeholders per poter essere e diventare priorità nazionale. È chiarissimo ed è altrettanto appunto chiaro e importante questo piano di azione globale che lei ci citava dell'OMS, dove veramente sono elencate una serie di azioni e su cui appunto recepiamo anche questo suo auspicio di un intervento programmatico in Italia,
che sia debitamente chiaramente sostenuto economicamente, perché troppo spesso abbiamo visto dei piani programmatici che non avevano delle coperture economiche, quindi sono rimasti fermi. Ma anche perché appunto lei parlava in una prospettiva anche di politiche per la sanità pubblica, ma la neurologia in sé ha già visto una trasformazione importante in questi ultimi anni, la stiamo vivendo anche dal punto di vista clinico, in termini di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza. C'è un, almeno dal nostro punto di vista, un fermento significativo, prospettive interessanti, indubbiamente anche uno degli ambiti, delle discipline in cui anche la diagnostica sta giocando un ruolo sempre più importante nell'evoluzione delle cure. Vedo che lei sorride, ma quindi a questo punto le passo sì, la parola. Sì, perché da un certo punto di vista c'è una specie di distanza tra il progredire fantastico della scienza e delle neuroscienze. E come ricercatore non posso che essere orgogliosa di lavorare nel campo delle neuroscienze, perché ovviamente il neuroimaging e tutte le tecnologie diagnostiche ci permettono di avere e di vedere anche cose che non avremmo pensato. Ma pensate alla genetica, pensate a tutti gli sviluppi che ci sono nelle neuroscienze, che sono straordinari. Però se lei pensa al Global Action Plan, l'OMS l'ha pensato per i 197 paesi, quindi se io esco dal mio confine italiano e vado già solo all'interno di una Europa a 47 paesi, che è quella che con la European Academy of Neurology noi seguiamo, le discrepanze, le faccio un esempio, stiamo seguendo quello che succede nell'ambito dei paesi ex blocco Unione Sovietica, Georgia, per esempio, sto seguendo in particolare la Georgia, ecco, la Georgia ha ancora il problema di avere pochissimi neurologi, non ha nessun tipo di intervento per quello che riguarda neanche la neuroriabilitazione, ha pochissime risonanze, ce l'ha solo nei centri universitari, i pazienti sono sparsi per tutto il paese, non vengono spesso raggiunti da nessuno. Se quindi io allargo da paesi molto sviluppati, come è il nostro paese, indubbiamente l'occhio, come fa l'OMS, a tutti i paesi del mondo, la neurologia non è sicuramente tra le prime discipline, al contrario di un'epidemiologia che invece sta evolvendo praticamente in una maniera molto simile. Le faccio l'esempio dello stroke. In Africa noi stiamo arrivando, nonostante la popolazione sia molto più giovane, a livelli di incidenza di stroke che sono molto simili ai paesi più sviluppati, ma lo sviluppo di tecnologie diagnostiche, terapie e cura nei paesi africani non è certamente equiparabile a quello di paesi sviluppati. Quindi avere uno stroke in Italia con le nostre stroke unit, i nostri trattamenti, o avere uno stroke in Ghana dove hai due neurologi per 15 milioni di persone e non hai una stroke unit, anzi hai una stroke unit inaugurata durante il periodo Covid con i soldi che erano per il Covid, la prima stroke unit del paese, quindi ci fu una grandissima celebrazione della stroke unit, è sicuramente un tipo di impatto differente. L'OMS si rivolge a tutti i paesi, cioè l'OMS dice guarda che nei tuoi paesi dove anche per esempio la popolazione è molto giovane, ma tu hai malattie neurologiche del bambino, paralisi cerebrali per dire, in cui non hai nessun tipo di percorso diagnostico terapeutico, io ti do 10 anni per provare a ristrutturare la sanità del tuo paese facendo alcune azioni che io ti monitorizzo ogni 2 anni. Il prossimo monitoring dell'OMS è all'inizio del 2025, in cui vuol vedere quanti paesi in questo primo periodo di tempo hanno almeno portato all'attenzione della propria sanità nazionale la neurologia. Quindi è un'azione che in teoria è facile fare, un convegno nazionale, mettere insieme gli stakeholder, capire se ci sono delle associazioni di pazienti e se c'è un'associazione scientifica o più associazioni scientifiche che possono occuparsi di neurologia. L'azione sembra facile. In un primo monitoraggio che ho fatto assieme al mio gruppo di ricerca su quelle che sono la presenza di associazioni sia di pazienti che di professionisti nei paesi, la copertura dei pazienti in genere, quindi sui pazienti rappresentati dalle associazioni di pazienti, è più o meno il 30%. Vuol dire che il 70% dei paesi, dei pazienti in tutti i paesi non sono rappresentati. E penso alle malattie rare in paesi che non siano coperte da strutture come il nostro Orphanet o l'Istituto Superiore di Sanità. Cioè io ho tantissime fasce della popolazione che sono sottorappresentate, non accedono neanche a un percorso diagnostico normale. Ci sono molti studi sulle cefalee, un'altra delle malattie che impatta tantissimo in termini di disabilità sul burden mondiale, in cui i pazienti cefalalgici non accedono a dei servizi in grado di fargli una diagnosi corretta, di impostargli un percorso corretto.
Quindi io mi devo porre alcune domande, non solo da un punto di vista organizzativo, ma in termini di global health, quindi pensando alla neurologia come parte dei grandi principi che sostengono la salute. Per esempio, come formo più neurologi? Come uso le nuove tecnologie? Come imposto un allargamento della capacità diagnostica anche in paesi che hanno risorse più limitate? Il Covid non è passato neutralmente a livello di quello che può essere l'organizzazione dei sistemi. La neurologia ha sofferto e ha sofferto dappertutto. In un monitoraggio fatto con la World Federation of Neuro Rehabilitation abbiamo visto che negli outpatient, quindi nei pazienti ambulatoriali neurologici a livello internazionale, tutti coloro che avevano visite o anche follow up programmati hanno avuto un rallentamento dei loro percorsi di follow up o di visita e in termini a livello diciamo più un report informale, quindi non lo prenda come un dato scientifico, ma è indubbio che tutti i pazienti che godevano di riabilitazione a domicilio, e faccio un esempio della sclerosi multipla, con i lockdown che si sono susseguiti nei diversi paesi, hanno avuto un peggioramento del loro functioning. Quindi c'è un problema globale che il Covid ha evidenziato e c'è un problema di servizi neurologici che non c'erano prima e che attualmente ci sono ancora meno, che impatta grandemente. Il Global Action Plan ci dice che parlare di malattie neurologiche non può essere scisso dal parlare della salute del cervello. In questi ultimi 30 anni abbiamo imparato a parlare della salute del nostro cuore, in questo senso i cardiologi sono stati bravissimi, perché hanno insegnato che fumare fa male, che mangiare grassi fa ancora peggio, che essere obesi o diabetici o ipertesi peggiora il rischio di malattie cardiovascolare. Abbiamo imparato a occuparci del nostro cuore, ma noi di fatto dovremmo dire ti amo dal profondo del mio cervello, che è l'organo da cui partono praticamente tutte le emozioni e tutte le cose della nostra vita e del quale ci curiamo meno, ce ne curiamo solo quando in qualche modo c'è qualche cosa che non va bene. La salute del cervello non ha la stessa attenzione finché funziona che ha invece la salute del cuore e di altri organi. E la grande campagna che ci propone il Global Action Plan invece è proprio quello, di andare a interessarci della salute del cervello e mantenerlo attivo, riuscire sin da piccoli a avere una corretta alimentazione, una corretta cura di quello che può essere la salute del cervello, quindi favorendo l'alimentazione, evitando i fattori di rischio che sono gli stessi delle malattie cardiovascolari ovviamente. Su questo ci sono stati diversi che hanno detto mi occupo di brain health. Brain health adesso è is the new black, come si dice, la nuova moda, no? Dire che io mi occupo di brain health è la moda di tutti i vari ricercatori e le società scientifiche internazionali. Ci sono 4 paper principali sulla brain health, uno è quello dell'OMS, uno è quello della European Academy of Neurology e con la European Academy noi stiamo sviluppando una strategia per i 47 paesi che si occupa proprio di brain health. Poi se ne è occupata la World Federation of Neurology, l'American Academy of Neurology, il 15 di settembre ha fatto una grande azione con uno stanziamento di soldi importanti per occuparsi di brain health. Di fatto bisogna che i neurologi escano un pochino dalla loro comfort zone, meravigliosa comfort zone, e entrino in quello che i cardiologi hanno fatto, cioè entrare nell'ambito dello sviluppo delle politiche di un paese. Come sviluppi la politica di un paese? Beh, andando ai tavoli dove si sviluppano le politiche. Forse i neurologi in questo senso un po' ci sono, ma forse a livello internazionale non tanto. Un esempio, le grandi campagne su non communicable disease europee a molta fatica introducono al loro interno le malattie neurologiche e le malattie mentali. Insieme neurologia e psichiatria, io penso che alla fine della mia carriera le rivedrò di nuovo insieme, se non altro in termini di lobbismo, ma non entrano davvero nelle grandi decisioni. Per dire, tutti i piani di prevenzione non hanno le malattie neurologiche e le malattie mentali, o se li hanno è per sbaglio e non veramente all'interno di una politica strutturata, mentre il diabete, l'ipertensione, l'obesità, le malattie cardiovascolari e la broncopneumopatia cronica ostruttiva entrano nei piani nazionali di prevenzione con stanziamenti appositi. Malattie neurologiche entrano nella prevenzione quasi un po' per caso. Invece il brain health, dire parlare di salute del cervello, vuol dire fare proprio questo, introdurre all'interno dei paesi il concetto che se non ti occupi della salute del tuo cervello, proteggendolo sin dalle prime fasi e promuovendone anzi lo sviluppo, probabilmente quelle che sono le cure che andranno sul cervello malato
saranno di più e più costose, perché non avremo pensato a come prevenire alcune cose che sono prevenibili. La domanda è: cosa è prevenibile? E ecco, dottoressa Leonardi, lei ha toccato una serie di aspetti veramente importanti, con una visione chiaramente perfettamente focalizzata sulla salute pubblica, citandoci anche le situazioni di alcune patologie peculiari, le cefalee, la sclerosi multipla, e tutte, gran parte di queste patologie che lei ci ha citato hanno un impatto sulla qualità di vita e dei costi sociali anche importantissimi. Non è che in qualche modo questa visione evolutiva che lei auspica delle politiche per la sanità pubblica dovrebbe essere anche un po' più consapevole degli impatti anche economici che derivano dalla disabilità, anche che lei ci riportava? Io non credo che non ci sia consapevolezza della disabilità. Il problema è che spesso non c'è risposta. La consapevolezza ci può essere, io posso essere consapevole, ma decido di non mettere in gioco degli interventi per ridurla. Sono sempre scelte politiche in ogni caso. E la disabilità è anche la capacità e la resilienza di una società di occuparsi delle persone più fragili e di chi si cura delle persone più fragili. Per cui abbiamo tutto un tema del caregiving, del caregiver in neurologia, che spesso non viene considerato, ma che a mio parere raddoppia il burden delle malattie neurologiche, cioè spesso le malattie neurologiche, soprattutto le neurodegenerative, ma non solo, io mi occupo di gravi cerebrolesioni, comportano un conto del malato da solo, ma dimenticano che spesso il caregiving di questi malati è un aumento del burden in termini generali, ed è legato a che cosa? Al fatto che spesso le politiche sanitarie da sole non sono sufficienti. La nuova legge sulla disabilità 227, che è stata ratificata il 30 dicembre del 2021, che è la nuova legge che speriamo che il nuovo governo continui a portare avanti, anche perché abbiamo 20 mesi prima che il PNRR ci tagli i fondi sulle nuove riforme sulla disabilità, quindi dobbiamo correre. Quindi il nuovo ministro, se ci sarà, deve correre, perché ha solo 8 mesi di tempo, cioè fino all'agosto 2023, per rendere operativo quello che è stato definito nella legge a dicembre. E cioè, che cosa? Un nuovo sistema di valutazione della disabilità, che sia una valutazione di base, cioè dire quali sono le cose che ti mancano, ma una valutazione che viene definita multidimensionale, che corrisponde al concetto di presa in carico. Se io intendo per costi, i soldi che io spendo per il paziente neurologico, quindi solo i costi diretti, è indubbio che ho costi molto alti. I costi indiretti, cioè quanto mi costa non trattare o non gestire in una maniera adeguata questi pazienti, sono spesso dimenticati. Ma se io prendo soltanto il tema aging, il tema dell'anziano, il cosiddetto revolving che succede nell'ambito degli anziani, cioè anziani di cui io mi occupo della salute intesa come health del corpo, ma dimentico la componente biopsicosociale, cioè l'anziano solo non è un problema solo di salute, ma un problema di ambiente barriera, cioè un ambiente che non è in grado di riaccogliermelo nel momento in cui io lo rimando a casa, lo faccio restare a casa. Quindi ci sono dei costi legati alla cronicità da malattia neurologica che sono multidisciplinari, che sono costi legati alla capacità del settore sociale e sanitario di parlarsi insieme. Questo è il tema di public health anche che l'OMS mette in campo. Cioè la salute dei cittadini non è un tema della sanità, la salute dei cittadini, dei nostri pazienti neurologici, è un tema di governo. Come tu governi il sistema di fragilità del tuo paese. Le malattie neurologiche sono un punto di fragilità di un paese come il nostro, tantissimo, perché riguardano milioni di persone e milioni di caregiver che sono a fianco, bambini, adulti e anziani. E su questo il ragionamento è come, ad esempio, in un sistema strutturato come il nostro, in cui il governo centrale può prendere delle decisioni, ma se lo Stato regione non gliele adotta e se a livello dei comuni si ritrovano senza supporto, noi abbiamo pazienti che avranno una diagnosi meravigliosa, ma una completa mancanza di percorso di supporto al domicilio. E questo mi costa? Sì, mi costa. E perché però non lo conto? Perché in un sistema come il nostro molto spesso il costo è assorbito dalla famiglia, risulta come un costo indiretto e nascosto, un costo invisibile, che non pesa al governo ma pesa alle famiglie. Quindi ragionare in termini di disabilità su questi pazienti neurologici vorrebbe dire davvero saper mettere insieme i costi diretti e indiretti. I giorni di lavoro perso, coloro che per un sistema di disabilità inflessibile come il nostro preferiscono restare disabili piuttosto che restare al lavoro e avere forme in qualche modo flessibili di entrata e uscita dal lavoro se non se la sentono. Quanti dei nostri malati neurologici per paura di non riuscire a lavorare preferiscono entrare nel sistema di
completa assistenza, che è quello della pensione, piuttosto che continuare a lavorare. Quanto il nostro Job Act favorisce il rientro al lavoro e lo stare al lavoro. Quindi capisce che quando noi parliamo di un sistema di public health che funziona per questi malati, io avrei bisogno che i tre livelli di governo, centrale, regionale e comunale, si parlassero nel concetto di presa in carico, che ci fosse davvero poi un altro, se parliamo dell'Italia, un altro problema, che io non ho un'Italia uguale. E quindi non solo regionalizzata, ma all'interno delle regioni posso avere macchie di leopardo di funzionamento. Spesso quando io dico che ho delle reti di presa in carico, quello che succede è che spesso ho dei buchi in cui ci cadono i pazienti dentro, quindi i nodi funzionano ma i buchi in mezzo no. E ho molti pazienti che anche in regioni molto virtuose, purtroppo in realtà non hanno una presa in carico adeguata. E questo porta a costi, costi indiretti e costi diretti. La disponibilità a spenderla c'è, cioè non è che noi siamo in un paese in cui non c'è possibilità, abbiamo leggi ottime, abbiamo sistemi sulla carta ottimi, ma non abbiamo funzionamenti ottimi. Cosa ci dice l'OMS? L'OMS ci dice che se io porto nella mia agenda le malattie neurologiche, lo porto su tutti i livelli della public health, sulla promozione della salute, sulla prevenzione, ma sulla diagnosi, che spesso è corretta, sebbene magari per alcune malattie possa essere tardiva, sulla presa in carico, sulla riabilitazione, per arrivare fino a le cure palliative. E su tutto questo io ho la governance che deve funzionare, quindi che comprenda le malattie neurologiche, e la ricerca che deve andare a supportare questo processo portando innovazione. Questo fa la ricerca. E la ricerca porta innovazione non solo nell'ambito terapeutico o farmacologico, e nell'ambito diagnostico ovviamente, ma anche nell'ambito organizzativo. Credo che ad esempio il Covid ci abbia portato l'innovazione della telemedicina, della teleneurologia, della teleneuroriabilitazione, la telediagnostica. Non siamo così avanzati dappertutto, ma è indubbio che questa innovazione è positiva, cioè noi riusciamo a raggiungere persone che magari non raggiungeremo. Questo non ferma la migrazione sanitaria dal sud al nord per molte patologie, lo dico vivendo e lavorando a Milano, però in un certo senso ci permette di fare delle prese in carico forse anche più rapide, no? Senza bisogno di spostarsi sempre tutte le volte. Se le allarghiamo questo, l'OMS ha visto la telemedicina come l'opportunità per la neurologia davvero di essere anche nelle zone più frastagliate del pianeta e di riuscire a non far sentire come ignorati tantissimi pazienti. Cioè, andare in Ghana, come è successo alla mia collega Tarundu, direttrice dell'OMS, la settimana scorsa, e vedere che la levodopa, che per il Parkinson, diciamo, è il farmaco più basico, allora, lei dice non era disponibile per i pazienti. Il collega africano al quale io che ho chiamato, responsabile della neurologia in Africa, ho detto: ma scusami, ma come in Ghana non avete la levodopa? Ho detto: no, non è che non c'è, è che è solo nell'ospedale di Accra, cioè costa molto, siccome la sanità è a pagamento nella maggioranza dei paesi del mondo, e i pazienti col Parkinson non se la possono permettere, per cui la levodopa c'è, però i pazienti col Parkinson non hanno i soldi per prendersela e non c'è un sistema di distribuzione. Quindi noi diamo per scontato che ciò che noi abbiamo acquisito qua nel nostro paese occidentale sia in qualche modo disponibile dappertutto, ma forse in un ragionamento globale l'OMS ci dice: portate la neurologia su, in alto nelle agende, più su di dove adesso. È stato fatto il tentativo all'ONU di inserirla nell'ambito del Sustainable Development Goals, tra i goal, nel goal numero 3, che è quello della salute. Introdurre in una forma, diciamo, le malattie neurologiche dentro, per cui diventano priorità per i paesi, per cui quando io parlo di obiettivi di sviluppo sostenibile nell'ambito della salute io riesco a introdurre anche queste malattie neurologiche. Ma c'è da dire che anche l'idea che mentre, non so, la polmonite prende l'antibiotico, la cura e guarisce, quindi un modello puramente biomedico, no? Di efficienza del sistema. Nella neurologia tu devi avere la resilienza del sistema, cioè io ti curo e ti diagnostico, ma se anche non guarisci, magari non guarisci, ma ti curo sempre. Ecco, quel ti curo sempre implica un senso etico della sanità, un senso civile dell'essere medici, del fare medicina, del pensare alla salute, perché salute non vuol dire non avere le malattie. Salute, l'OMS ce lo insegna dal 48, vuol dire uno stato di pieno benessere fisico, psichico, sociale e ambientale, quindi
In questo piano benessere non è previsto che tu non abbia malattie. Puoi avere le malattie, ma avere salute se il tuo governo ci pensa. Dottoressa Lonardi, noi la ringraziamo per questo suo interessantissimo intervento, per questa sua passione che l'ha spinta in decenni a portare una visione diversa, un'attenzione diversa sulla neurologia, e quindi non possiamo davvero che augurarci una Neurology Revolution. Grazie. Neurology Revolution, questo sia. Grazie mille a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera, arrivederci.